E invece la maggior parte degli uomini che si definiscono bravi ragazzi non hanno questo rispetto per se stessi, cioè sono ragazzi che semplicemente sono disposti a tutto per ricevere attenzione da parte della ragazza, per andare a un appuntamento, sono disposti a cancellare i propri piani, a mettersi al secondo posto. Come ho detto, le donne amano un uomo che si mette al primo posto, ok? Amano un uomo che la cui priorità non è la ragazza, la cui priorità è se stesso, i propri obiettivi, la propria famiglia, i propri interessi, e poi c'è una ragazza, ok? C'è questa ragazza in questo senso. Quindi questo è qualcosa che io ho faticato a capire, soprattutto è qualcosa che tanti uomini che hanno difficoltà ad avere risultati con le ragazze, appunto, hanno difficoltà con questa roba. Quindi se volete smettere di essere questi bravi ragazzi, che tanto c'è anche un libro che si chiama No More Mr. Nice Guy, che mi sembra di averlo letto, forse un metà l'ho letto, non mi ricordo, l'ho trovato in inglese gratuitamente sull'intranet, quindi potete anche leggervelo. Semplicemente cosa vuol dire? Che iniziate ad avere più rispetto per voi stessi, iniziate a mettervi al primo posto. Oggi uscite con una ragazza, non andate, io parlo con clienti che appunto primo appuntamento con una ragazza la portano a cena fuori. Perché devi fare una roba del genere? Perché devi investire dei soldi per una ragazza che non hai neanche conosciuto, ok? Non sai neanche se è una stronza, non sai se è simpatica. Io sono dell'idea che bisogna sempre offrire, almeno questo primo appuntamento è la mia idea. Ed è una cosa, anzi, io cerco sempre di farmi offrire da bere quando conosco una ragazza, però questo è un altro discorso, perché appunto sono uno stronzo io. Perché voglio anche capire il livello di investimento di una ragazza, ok? Se investi dei soldi, vedo che già c'è una buona base, però non ho problemi io a pagare, magari ti porto primo appuntamento, ti offro da bere, però non farei mai primo appuntamento, ti porto a una cena fuori, perché è troppo investimento da parte mia, non per il prezzo, ma anche per comunque il costo, anche per il tempo. Per me un primo appuntamento può essere qualcosa anche di molto semplice, poi dipende, ovviamente ci sono anche eccezioni, cioè ultimamente sono uscito con una ragazza, l'ho portata in un posto fighissimo, dove non ho pagato niente, eravamo nei boschi, è stato un qualcosa di più, ma perché io avevo voglia di andare lì, non perché dovessi impressionare questa ragazza. Ok? Quindi è questo che cerco di farvi capire. Voi potete essere dei bravissimi ragazzi, estremamente dolci, romantici, come ho detto, io sono questo al 100%. Allo stesso tempo sono una merda gigantesca io, nel senso che se tu mi manchi di rispetto, se tu non mi dimostri lo stesso interesse, se tu pensi di fare dei giochetti, a quel punto riduco completamente la mia attenzione. Quindi, giusto per farvi un altro esempio, mi stavo sentendo con questa ragazza, dovevamo vederci e a un certo punto niente, non ci vediamo. Poi il giorno dopo dovevamo rivederci e niente, no guarda, stasera alla fine sto a casa. A quel punto ho detto basta, io taglio completamente la mia attenzione, ho detto basta, non rispondo più a questa ragazza, mi ha inviato ancora 3-4 messaggi che ho visualizzato e a cui non ho risposto. Infatti tempo 4-5 ore questa ragazza mi ha chiamato, perché mi ha chiamato? Perché voleva vedere se andava tutto bene, si è resa conto di aver fatto la cazzata, e quindi se io invece avessi continuato a dire no tranquilla non c'è problema, lei capisce che sono uno zerbino, ok? Quindi si tratta di avere rispetto per voi stessi, che tra l'altro la maggior parte di voi questo rispetto ce l'avete quando si tratta magari dei vostri familiari, quando si tratta di magari i vostri amici che vi rompono le palle oppure vi mancano di rispetto, ce l'avete questo rispetto, però invece con le ragazze, che magari è un qualcosa che vi manca, dovete imparare a svilupparla questa cosa, ok? Dovete veramente imparare, all'inizio dovrete anche magari sforzarvi, perché è un po' uscire dalla vostra zona di comfort, però dovete imparare a dire, cazzo, io rispetto me stesso, di conseguenza mi manchi di rispetto, allora tolgo la mia attenzione, non ti premio con ancora più attenzione. So che può essere difficile. Un'altra cosa dei bravi ragazzi, questo l'ho capito appunto leggendo No More Mr. Nice Guy, è che spesso volentieri non è neanche una mancanza di rispetto, è una forma di manipolazione, ok? Cioè, molti uomini pensano che comportandosi da bravi ragazzi, facendo tutto quello che la ragazza chiede, facendo ancora di più, regali, qua, lassù, giù, pensano di poter ottenere qualcosa in cambio. In questo caso può essere andare a letto con la ragazza, può essere ricevere un bacio, quindi le regalo un mazzo di fiori per far vedere che sono brava ragazza, in realtà lo stai facendo perché speri di avere un qualcosa in cambio. La porto a cena fuori perché spero di avere qualcosa in cambio. Questa è una mentalità sbagliata, sbagliatissima, e dovete smettere di fare questa cosa. Innanzitutto le ragazze non amano gli uomini che già al primo appuntamento, ma anche dopo dei mesi di relazione, fanno di tutto, cose totalmente non necessarie. Io, come ho detto, sono una persona che io amo uscire con le ragazze, ovviamente la mia idea è che pago io, però arrivo al punto anche alla terza, quarta uscita in cui devi pagare te, ok? Non ho problemi proprio a farti pagare, perché? Perché voglio vedere anche da parte tua se, innanzitutto voglio che quando pago io non è qualcosa di scontato. Ok? Perché quella è una di quelle cose che a me personalmente, poi dipende da persona a persona, però se io esco con una ragazza e dà per scontato che io paghi, è una di quelle cose che prima o poi peserà, ok? Che farò pesare. Se invece
arrivo al punto che dopo un po' io dico tranquillamente, va bene, andiamo fuori, però paghi te, e lei non ha problemi con questo, allora mi va benissimo. Quindi secondo me deve essere qualcosa di, non dico reciproco, perché non è reciproco come cosa, cioè io tendo sempre a, sono dell'idea che debba offrire l'uomo, però c'è anche il momento in cui la situazione cambia, soprattutto non deve essere un qualcosa di scontato. Quindi è questo che intendo con la manipolazione, il fare cose tanto non richieste, perché immaginate veramente di uscire adesso con una ragazza e questa fa di tutto per voi. La vedete una volta, torna sotto casa vostra con un mazzo di fiori, vi manda a casa, vi riempie di chiamate, messaggi, buongiorno, cose che tra l'altro io non ho fatto in primis, io facevo i buongiorni, quelli con i cuori, buongiorno, cose cringe, diciamo. Però mettersi nei suoi panni e dire, ma cazzo, ma l'ho conosciuto una volta, mi sta già trattando come se fossi la donna della sua vita. Capite che giustamente questa ragazza dice, cazzo, forse ha dei problemi, forse è estremamente disperata questa persona, ok? Quindi dovete mettervi anche un po' nei suoi panni e soprattutto dovete dire, ok, io sono un bravo ragazzo, se lo siete effettivamente, perché io ho visto tanti uomini che dicono, no, io sono un bravo ragazzo, in realtà sono delle merde incredibili. Come ho detto, io in primis, io sono un bravo ragazzo, ma sono uno stronzo gigantesco, so essere veramente una merda e non è che devo fingere, lo sono perché ho rispetto per me stesso, perché voglio che gli altri abbiano rispetto per me stesso, per il mio tempo, ok? Quindi si tratta semplicemente di, uno, aumentare la propria autostima. Due, iniziare a capire che le donne non vogliono l'uomo che è disposto a fare qualsiasi cosa, anche perché io ho visto proprio situazioni, ne ho parlato magari con la mia ex, ne ho parlato con altre ragazze, di uomini che tentano di fare di tutto, magari fanno regali pazzeschi, perché? Perché poi si aspettano magari di andare a letto con questa ragazza e magari la ragazza ci viene anche a letto con voi, perché semplicemente si sente a disagio, perché vede che voi avete speso magari 600 euro per un paio di scarpe e quindi cazzo come se la stesse obbligando, quando la realtà è questa, che dovrebbe essere una cosa che, soprattutto per quanto riguarda il sesso, perché la maggior parte degli uomini vede il sesso come un premio, cioè già la frase me l'ha data, è come dire lei ha dato qualcosa a me, in realtà non è così, per come la vedo io, questo ne parlo nel mio corso, l'ho creato da poco, Sex Mastery. In realtà, se volete veramente avere risultati con la ragazza, deve essere un qualcosa che siete voi che state dando qualcosa. Siete voi che state facendo un piacere alla ragazza. Perché la realtà dei fatti, tra l'altro, durante il sesso gode molto di più la donna che l'uomo, ok? Ed è questo il bello, secondo me. Però la maggior parte degli uomini invece pensano, oh cazzo, guardate quante relazioni di uomini 50 anni dicono, no, ma poi non si tromba più, tu pensi, qua, là, su e giù, guarda, sarà da mesi che non trombiamo, chissà quella volta che succede. Non deve essere per forza così, non deve essere assolutamente per forza così. È così quando voi pensate che il sesso è lei che vi dà qualcosa, è lei che vi dà un premio. Quando in realtà, se voi iniziate a capire che siete voi che state dando un premio a lei, cambia totalmente la situazione. Io mi sono trovato veramente in situazioni, adesso non voglio staccarmi dal discorso del bravo ragazzo, però si tratta proprio di questo discorso della manipolazione, del voler fare qualcosa in cambio di qualcosa, una transizione. Transazione, scusate, non una transizione. Una transazione, non funziona a questa maniera, ok? Quando voi siete un bravo ragazzo, ma siete anche uno stronzo, vi mettete al primo posto, ok? Capite che questa ragazza non è la vostra priorità, vi comportate di conseguenza, date valore al vostro tempo, automaticamente lei è più attratta da voi, quindi non sarà più lei che vi deve dar qualcosa, più lei che devo fare questo in cambio di quello. No, semplicemente voi siete quel suo tipo di persona, vi comportate in questa maniera e anzi, vi dirò un'altra cosa che aggiungo, come ho detto, io sono una persona estremamente dolce, estremamente affettuosa, estremamente romantico e mi piace fare queste cose, ok? Però allo stesso tempo, se vedo che una ragazza mi manca di rispetto, mi prende per il culo, come nel caso di questa ragazza qua, che appunto non c'era poi per l'appunto, non è che non si è presentata, mi ha detto un po' prima che alla fine non ci sarebbe stata, lì a quel punto io taglio completamente la mia attenzione. Perché? Perché ti do tutte queste cose, ma appena ti comporti di merda sono disposto a toglierle. Ok? E quindi quando voi siete questi bravi ragazzi e lei vede che togliete tutte queste cose, togliete tutto questo atteggiamento così di botto, ci rimane di merda perché dice, cazzo no, io le voglio queste attenzioni, le voglio queste cose, ne ho bisogno. Allora impara che non si deve più comportare in quella maniera. Io vi assicuro che sarà molto difficile che questa ragazza si comporti di nuovo. Non sto dicendo che non succederà perché non la conosco ancora così bene, può essere veramente una testa di cazzo. Però so, ho capito qual è la natura della donna, ho capito come funziono. Ok, ho rispetto per me stesso, di conseguenza so che se succede di nuovo, so che è brutto da dire, ma c'è una punizione per sta roba qua. Allo stesso tempo c'è anche una ricompensa.
se le cose vanno bene. Quindi dovete iniziare veramente a capire che uno, voi siete il premio, due, smettete di dare qualcosa aspettandovi qualcosa in cambio. È perché diventa qualcosa di brutto. Immaginate veramente come se io vi dicessi, in questo video dicessi: ragazzi, comunque ho fatto un corso gratuito in descrizione, mi aspetto che mi mettiate mi piace, mi aspetto che vi iscriviate. Capite che vi viene da dire: ma che cazzo vuole sto qua? Ma s'ammazzi, cioè, che non rompa i coglioni, faccio un po' quello che voglio. Quindi dovete capire, stessa cosa, non potete farla con le donne, fare un qualcosa e dite: oh, almeno lei è obbligata a darmi, almeno lei è obbligata a baciarmi, almeno lei è obbligata a uscire altre volte con me. No, non funziona in questa maniera. Imparate ad avere rispetto per voi stessi, ok? Perché, e questo è l'ultimo punto che voglio aggiungere, sempre il discorso di chi potrebbe essere un bravo ragazzo come me. Quando voi capite che siete dei bravi ragazzi e quindi fate tutte queste cose, io conosco un altro mio amico che è uguale a me, forse ancora di più, lui è estremamente proprio, cioè in nomignoli tutte queste robe qua, però è anche uno stronzo lui, come ho detto, ma non perché deve fingere, deve farlo, perché semplicemente anche lui ha rispetto di se stesso. Quindi quando voi diventate quel tipo di persona, le ragazze ci tengono ancora di più a voi, perché dicono: cazzo, io le voglio ricevere queste attenzioni, non voglio smettere. Appena si rendono conto che siete questo tipo di persona solo quando si comporta in una certa maniera, allora loro si comporteranno di più in questa maniera, ok? Quindi dovete stare molto attenti a questa cosa. L'esagerare con l'essere stronzi, perché io vedo tanti uomini che dicono: va bene, allora sarò stronzo costantemente, magari guardano troppi contenuti, Red Pill, ste cazzate qua. Innanzitutto si comporta in maniera non autentica, perché non sono loro stessi, e quindi già questo non va bene. Io quando sono una ragazza sono me stesso, sono presente in quel momento al 100%. Ma seconda cosa, non sono autentici, le ragazze la percepiscono questa cosa qua. Quando invece voi, se magari siete veramente, se siete degli stronzi, non c'è nessun problema, ma non che dovete pretendere di essere degli stronzi. Dovete capire quello che voi siete veramente. Come ho detto, io sono un bravissimo ragazzo, so anche essere un pezzo di merda, perché se manchi di rispetto so essere uno stronzo gigantesco. E non c'è nulla di male in questo, sono io questo tipo di persona e semplicemente mi piace, perché vedo i risultati e io sono più sereno. Quindi dovete riscoprire voi stessi. Però l'idea di bravo ragazzo non è un bravo ragazzo, è un ragazzo che non ha rispetto per se stesso, è una cosa molto diversa. Perché potete essere dei bravi ragazzi e ottenere grandi risultati, ma non potete essere dei ragazzi che non hanno rispetto per se stessi e mettono la ragazza al primo posto e avere risultati con i ragazzi. Quindi io vi auguro tutte belle cose, ho creato un programma totalmente gratuito in descrizione, se volete lavorare con me tutto in descrizione è questo, scaricatelo, lasciatemi una recensione 5 stelle, lo apprezzo tantissimo. Ciao campioni, una grandiosa giornata.